Lorenzo Bartolini nacque a Savignano di Prato il 7 gennaio 1777. Fu uno scultore considerato l'esponente più importante del purismo italiano. Lui stesso scrive le sue memorie e grazie ad esse conosciamo diverse informazioni sulla sua giovinezza e sulla sua formazione artistica. Era appartenente ad una famiglia di umili origini. Il padre, Liborio Bartolini, era un fabbro e la madre, Maria Maddalena Fabbri, una contadina. Per quanto concerne la sua formazione, sappiamo che ancora fanciullo si recò a Firenze, trovando lavoro come garzone in modeste opere decorative di scultura e frequentò per breve tempo l'Accademia delle Belle Arti. A Prato lavorò presso la bottega dei fratelli Giovanni e Pietro Pisani di Carrara, dove conobbe lo scultore trentino Giovanni Insomma, che si può considerare a tutti gli effetti il suo primo maestro. Nel 1795 si trasferì a Volterra, dove lavorò prima per lo scultore Valinteri e poi al servizio dell'alabastro Corneille, che gli trasmise un contagioso interesse per la statuaria e per il gusto neoclassico, attraverso le 62 di John Flaxman sull'Iliade, sull'Odissea e sulle tragedie di Eschilo. In seguito arriva a Parigi nel 1799, dove è accolto nell'atelier di David. Qui stringe amicizia con Bergeret e con Ingres, in particolare con quest'ultimo si legò per mezzo secolo per affinità caratteriali e artistiche. Rimangono dei ritratti del Bartolini eseguiti dal pittore francese. Invece dello scultore italiano, ricordiamo un medaglione ritratto in bronzo di Ingres a Parigi intorno al 1805. I tre giovani, lasciato il comune maestro, si ritirano presso il convento delle Cappuccine in Rue de la Paix. Nel 1802 il Bartolini aveva partecipato al concorso di Prix de Rome e vinto il secondo premio con un rilievo raffigurante Cleobi e Bitene. Con questo riconoscimento si inaugurò per l'artista un periodo di grande affermazione professionale, coronato dalle prime commissioni ufficiali della sua carriera, dei busti di cui ricordiamo uno di Napoleone per il Louvre, e infine il bassorilievo della battaglia di Austerlitz per la colonna Vendôme, sempre a Parigi, dove prese parte alla squadra di scultori che eseguirono la spirale di 425 lastre di bronzo disegnata da Bergeret. Grazie all'autorevole protezione di Napoleone Bonaparte e alla benevolenza della sorella di lui, Elisa Baciocchi, Bartolini nel 1807 fu nominato direttore della scuola dell'Accademia di Carrara, nel Principato di Lucca e Piombino, retto proprio dalla Baciocchi e dal marito Felice. Questa sua vicinanza a Napoleone lo rendeva ostile a una grande fascia di artisti che lo accusarono di essersi infranciosato. Nonostante ciò, nel 1812 divenne membro d'onore dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, dove anche qui non ebbe vita facile, poiché trovò molte ostilità sia a causa del suo passato da bonapartista, sia per questa sua crescente avversione al gusto neoclassico. La carità educatrice gli fu commissionata nel 1817 e probabilmente fu completata tra il 1830 e il 1834. L'opera presenta riferimenti molto evidenti alle composizioni raffaellesche. Lo scultore non si limita alla rappresentazione della natura nella perfezione delle sue forme ideali, ma sostiene la necessità dello studio della natura in senso veristico e realistico. In particolare, in quest'opera, il naturalismo si esprime nella morbidezza del panneggio della veste e nel bimbo appoggiato teneramente alla madre. La Carità è rappresentata come una giovane donna intorno ai 25 anni dall'aspetto riservato e sano, e ciò le permette di assolvere alla sua duplice funzione. Da una parte, aiuto nella vita materiale, rappresentato dal bambino che sta traendo nutrimento dal suo seno. Dall'altra, assistenza nel cammino intellettuale, simboleggiata dal giovinetto in piedi, intento a leggere un papiro sotto il suo benevole ma vigile sguardo. Nel 1833 la marchesa Rosa Trivulzio commissionò al Bartolini una scultura. La donna chiese all'artista di rappresentare il suo dolore e la sua devozione a Dio, dopo la morte del marito. Il tema della fede viene reso attraverso la nudità pura e innocente di una giovinetta ritratta accovacciata, con le mani giunte, la bocca socchiusa e lo sguardo rivolto al cielo in atteggiamento di devozione. L'opera chiamata Fiducia in Dio è un capolavoro dell'arte purista, in cui si fondono classicismo e naturalismo. La linea è sinuosa e armonica e rappresenta esattamente il concetto di bello naturale che per Bartolini era di fondamentale importanza. Il monumento funebre della contessa Sofia Zamoyska, commissionato a Bartolini subito dopo la morte della nobildonna, avvenuta a Firenze nel 1837, mette in evidenza quei dettagli e quei caratteri nuovi che caratterizzarono la scultura dell'Ottocento, che divenne sempre più attenta alla realtà. La nicchia è incorniciata da un arcone classico e ospita al centro un tondo con la Madonna e il Bambino, tipico della tradizione quattrocentesca.
Bartolini colloca, adagiata sul letto di morte, la defunta, rappresentata con impietoso realismo. In particolare, gli aspetti più crudi del dolore nell'agonia dell'anziana contessa sono qui evocati sia nella forte espressività del volto, sia nel disordinato panneggio della coltre, lavorata con tecniche diverse in modo da ottenere un effetto di colore. Nel 1839, a 62 anni, divenne professore di scultura all'Accademia Fiorentina. E pur cessando di compiere opere di rilievo, Bartolini abbracciò con fervore la strada dell'insegnamento, che gli servì per propugnare quelle teorie puriste delle quali era un entusiasta assertore. Nella Stele del Gobbo, egli scrisse: «Lezione del 1840, tutta la natura è bella, relativa al soggetto da trattarsi, e chi sa copiare, tutto saprà fare». Perciò l'artista sosteneva che la bellezza non risiedesse nel soggetto, ma nel modo di scolpirlo. Infatti, con le sue opere, documenta da un lato una certa morbidezza e purezza delle linee, dall'altro un grande verismo. Il realismo del Bartolini, anche nelle sue manifestazioni più esplicite, restò pur sempre, nel fondo, un realismo ben temperato, che non seppe mai scrollarsi di dosso del tutto l'ombra lunga del sublime Canova, di cui fu il vero e più grande erede. Egli scomparve il 20 gennaio del 1850 a Firenze, nella sua casa di Borgo Pinti, stroncato da un attacco di febbre biliare.